Grazie a tutti, non è semplice prendere la parola dopo certe immagini, perché comunque sia, voglio dire, per noi dovrebbe essere abbastanza normale non neanche concepirle determinate scene o immagini. Noi siamo quelli che pensano che in Italia, sul nostro suolo e sul nostro territorio, non si debba mai vivere in queste condizioni, non si debba mai vedere dei bambini ridotti a vivere fra l'immondizia, fra i topi, senza un futuro, senza una prospettiva. E invece, a quanto sembra, certe cose piacciono tanto, ma neanche più, non la chiamo più neanche sinistra, perché io ormai li chiamo semplicemente globalisti. Per me non sono più, non hanno più neanche nessuna, non gli do nessun valore ideologico, perché sono veramente fuori dal mondo. C'è gente che vede queste scene e pensa che tutto sommato va bene così. Non si interviene laddove anche si mettono in campo risorse pubbliche, laddove anche si mettono in campo enti partecipati dal Ministero del Tesoro, quindi lo Stato non si riesce mai, mai a risolvere un singolo problema. Ecco, forse Casapound oggi si presenta agli italiani dicendo: noi siamo quelli che questi problemi possono risolverli, vogliono risolverli e metteranno in campo tutte le risorse possibili e tutta la volontà, soprattutto, perché poi le risorse ci sono, ma non vengono usate per risolvere questi problemi, affinché non si possa mai più dire che in Italia si può vivere in queste condizioni, quali che siano le persone che vivono in queste condizioni. Per me un bambino non ha, veramente non ha nazione, non ha colore della pelle. Adesso non voglio fare il buonista di turno, ma ripeto, nella mia nazione, nel mio stato, nessuno deve vivere in queste condizioni. Noi dobbiamo mettere in campo tutte le soluzioni possibili per uscire da questa situazione di miseria generalizzata, che non è solo miseria economica, ma miseria umana e miseria politica e spirituale soprattutto. Dunque, comunque, noi oggi siamo qui a Milano per presentare le nostre candidature, per presentarci alla politica italiana, anche qui, anche nella regione diciamo più produttiva di questa nazione, nel cuore economico, dove sì, tante cose vanno bene, come detto, tante cose forse ancora non funzionano, ma dove sono sicuro anche qui tanti italiani, tanti cittadini, tanti imprenditori si sono stancati di prendere gli ordini da organismi sovranazionali, da sovrastrutture, da altre nazioni, e vorrebbero tornare a fare semplicemente il loro interesse e a svolgere quella che è la funzione che caratterizza questa regione da sempre, cioè quella di lavorare. Qui veramente la parola lavoro ha un significato importante, e secondo me lo spirito che pervade questa regione noi dovremmo riuscire a portarla in tutta Italia. Questa è un po' l'idea che abbiamo della Lombardia. Siamo qui in un giorno particolare perché veniamo, come detto giustamente anche da Marco, da una giornata come quella di ieri, che è paradossale, dove noi abbiamo visto veramente marciare in alcune città d'Italia quella feccia, perché io non ho altri termini per questi personaggi, quella feccia globalista che andava in giro a chiedere la pulizia etnica. Se ne andavano in giro allegramente a cantare cori, no? Dove si diceva: beh, gli italiani ammazziamoli e buttiamoli dentro le foibe, e dall'altra parte manifestavano plasticamente il loro favore all'immigrazione incontrollata, quasi a festeggiare o a tutelare gli assassini di Pamela o gli spacciatori che sono nelle nostre piazze o davanti alle nostre stazioni. Perché a me quello sembra, mi sembra veramente di vedere l'apologia del disastro a cui ci hanno portato. E contemporaneamente a Piacenza li vedevamo allegramente buttare per terra un carabiniere, pestarlo di botte, e io ancora stamattina non ho sentito, non ho letto, l'ho cercata fin qui, una dichiarazione del ministro Minniti che si prendesse 2 minuti di tempo per dire una parola a favore di quel carabiniere che stava per essere ammazzato da questi quattro pregevoli individui. Forse anche lì è la rappresentazione plastica di uno Stato che non riesce più a fare lo Stato e che non riesce più a tutelare neanche se stesso. Quindi sì, stamattina siamo molto arrabbiati, però di contrasto fortunatamente abbiamo visto centinaia di scene
di ragazzi italiani, uomini, donne, ragazze, belli, puliti, con il loro tricolore, andare ad onorare i nostri caduti, i nostri martiri nelle foibe. Abbiamo visto decine e decine di piazze piene di persone che ancora tengono fortemente alla propria bandiera, alla propria storia, alla propria cultura, e onorano costantemente i loro morti, nonostante gli sbeffeggiamenti che arrivano dall'altra parte. Quindi c'è un'Italia migliore, c'è una speranza, lo diceva anche Angela, in tanti ci dicono voi siete la speranza. Anche venendo qui stamattina sul treno ho incontrato diverse persone che mi vengono a dire che finalmente in politica c'è un movimento che riesce a disegnare di fronte agli occhi di tanti italiani la possibilità che questa nazione torni ad essere ciò che era un tempo e torni ad avere il ruolo che le spetta nel mondo. Perché io ricordo sempre, quando inizio a parlare del nostro programma, perché noi nel nostro programma al primo punto, come ormai ben sapete, abbiamo il ritorno ad una sovranità piena, totale, una sovranità economica, sovranità di bilancio. Ricordo che quando avevamo questo noi eravamo la quinta, forse la quarta economia del mondo, e lo dico sempre, eravamo un posto dove comunque immaginare un'esistenza tranquilla, fatta di lavoro stabile e sicuro, che ti consentiva di comprare una casa e di fare dei bambini era alla portata di tutti, era quasi scontato per tutti i ragazzi italiani. Inesorabilmente, a pochi anni di distanza dall'entrata nella moneta unica e dall'inizio di quella sciagura chiamata Unione Europea, questo è un sogno fallace, è un miraggio, è fantascienza. Io oggi, se prendo due ragazzi sotto i 30 anni e gli dico adesso voi vi amate, vi metterete insieme, vi comprerete una casetta e farete due bambini, è come se gli stessi parlando di un film, di una serie TV che non può realizzarsi. Questo è il dramma di una nazione che ha iniziato a prendere gli ordini da concorrenti economici, perché noi oggi prendiamo gli ordini da nazioni che sono concorrenti e che hanno dimostrato in questi anni sempre di agire a scapito dell'Italia, mai nell'interesse di quella che viene chiamata in Unione Europea un progetto comune, una comunità di nazioni. Io ho sempre visto soltanto operare le altre nazioni, la Germania e la Francia, a scapito dell'Italia, nella ricerca costante che questa nazione perdesse la sua capacità produttiva, perdesse il suo stato sociale, perdesse la sua industrializzazione, e nei fatti poi alla fine ci sono riusciti. Dopo tanti anni noi abbiamo perso tante capacità, tante produzioni si sono spostate all'estero, stiamo perdendo dei settori strategici, la siderurgia, la chimica, abbiamo lasciato entrare i cinesi venire qui a comprare Pirelli, abbiamo fatto fare di tutto seguendo gli ordini dei nostri concorrenti, abbiamo lasciato che la Francia venisse qui a comprare tutto il nostro comparto del lusso, l'agroalimentare, ci siamo fatti sfilare la moda, abbiamo letteralmente aperto le porte della nostra nazione a chi è venuto qui a scapito nostro a fare ottimi e ottimi affari. È per questo che noi consideriamo la sovranità al primo punto, è per questo che noi vogliamo tornare ad avere la nostra moneta, per poter gestire la nostra economia in piena libertà e secondo le capacità e le tradizioni di questo popolo. Roma e l'Italia non sono state costruite con il pareggio di bilancio. Questa idea che noi si debba vivere nella costrizione, questa idea che noi si debba vivere nella costrizione dell'intervento pubblico, nella costrizione della spesa, nel taglio continuo, è un'idea che non appartiene alla nostra cultura. È un'idea che forse può funzionare al nord, forse può funzionare in altre economie, ma questa è una nazione di lavoratori che sono abituati ad avere le risorse, a metterle in campo e a decuplicarle. Quindi questa è la nostra capacità e questo è quello che abbiamo fatto in tutta la storia di questa nazione, per cui noi dobbiamo avere le nostre risorse, è per questo che noi parliamo di una nostra moneta, perché questa moneta deve circolare, deve stare all'interno dell'economia e funzionare come il sangue all'interno di un organismo, deve ossigenare. Se un imprenditore ha bisogno di risorse per creare lavoro, generare lavoro, dare ricchezza
a tutto quanto un popolo, un territorio, una nazione deve poter avere quelle risorse a disposizione. Noi invece oggi inesorabilmente siamo nella stitichezza totale dell'economia, abbiamo una moneta che non stampiamo noi, che viene stampata da una banca straniera, e abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione, il che vuol dire che semplicemente non possiamo realizzare nulla, non possiamo mettere in campo nulla per sviluppare la nostra economia, e la possiamo soltanto veder morire giorno dopo giorno. Invece no, al contrario, noi dobbiamo tornare ad essere liberi di intervenire con lo Stato nell'economia, quindi con una nostra moneta stampare moneta, metterla in circolo, far sì che le banche tornino a fare il loro lavoro, che è quello di finanziare l'economia reale, smetterla con tutte queste pazzie di soldi presi dai conti correnti e bruciati nella finanza, nell'economia tossica, nei titoli derivati. Ormai siamo praticamente al gratta e vinci con la finanza speculativa. Dobbiamo tornare a finanziare l'economia reale, questo sta cercando di mettere in campo Cosa a Casa Pound come visione. Quindi la nostra moneta, la nostra libertà può generare tanto lavoro che deve tornare ad essere stabile, perché noi non possiamo pensare di immaginare una nazione in cui tutti i contratti siano a progetto, tutto sia a chiamata, tutto sia viene a lavorare se vinci, se gratti il gratta e vinci, ti chiamo in azienda. Su queste basi non si costruisce nulla, su queste basi non si costruisce una nazione, non si costruisce un futuro, non si costruisce uno sviluppo. Io sono sicuro che gli imprenditori sono i primi a volere la stabilizzazione dei loro lavoratori, la stabilizzazione dell'esistenza dei loro lavoratori, ma non possono farlo se hanno uno Stato che gli chiede il 70% di tasse e se hanno la concorrenza di chi dall'altra parte del mondo utilizza i lavoratori come schiavi a perdere, legati al tornio per una ciotola di riso. Noi dobbiamo difendere la nostra economia. Difendere i nostri imprenditori e difendere i nostri lavoratori da una globalizzazione selvaggia che non ha portato, credetemi, nessuna ricchezza a questa nazione. Ha soltanto visto più volte interi settori, intere aziende chiudere qui per andare ad aprire all'estero. Quindi no, lo Stato interviene, lo Stato deve essere a fianco delle aziende, anche a quelle in difficoltà. Bisogna mettere in campo quelle strutture che avevamo un tempo, per far sì che aziende che si trovano magari in grave difficoltà possano avere un aiuto da parte dello Stato, e lo Stato insieme all'imprenditore, insieme al lavoratore, può cercare di tenere qui la produzione, di tenere qui i macchinari, di tenere qui il lavoro. E quando capita che la grande multinazionale decide di andarsene da qualche altra parte per produrre con gli schiavi, bisogna avere il coraggio di dire no, adesso compro io i macchinari, teniamo la gente al lavoro, socializziamo questa impresa, la mettiamo sotto il controllo dello Stato. Tu vai a vendere le tue lavatrici dove le produci, perché se a te piace produrre in Cambogia perché c'è il cambogiano legato al tornio, quelle lavatrici le venderei lì e non le puoi venire a vendere qua. Quello che si vende qua deve essere prodotto qua. Quello che sappiamo fare da soli deve essere venduto qua, quello che sappiamo produrre da soli deve essere consumato prima delle cose che vengono da fuori. Questa è una regione anche diciamo così capofila fra le regioni agricole d'Italia, questo spesso e volentieri non si sa, ma l'agricoltura qui in Lombardia è eccellenza, è punto di forza, e noi non possiamo più vedere nei nostri supermercati prodotti che vengono dalle coste del Nord Africa, arance o prodotti che vengono dalla Spagna, latte che viene sempre di più dal Nord Europa, carne di maiale che viene sempre di più dal Nord Europa per produrre prodotti che noi poi chiamiamo DOP, ma che sostanzialmente spesso e volentieri non sono prodotti neanche con animali allevati e macellati in Italia. Non possiamo più vedere tutto questo, perché per me l'Unione Europea vuol dire questo, plasticamente, vedere gli agricoltori raccogliere il prodotto dall'albero e buttarlo sotto le ruote del trattore pagati dall'Unione Europea. Vedere i nostri produttori di latte dover gettare il latte nelle fogne perché bisogna far spazio al latte che viene dall'Olanda, al latte che viene dalla Germania, al latte che viene da paesi che magari non hanno neanche la nostra moneta, come la Polonia, la Lituania. Cioè, è inammissibile avere questo tipo di concorrenza sleale. Credetemi, tutte queste cose non possono essere più ridiscusse, come dicono i nostri
di rimpettai del centrodestra in Europa, non si può andare lì a ridiscutere nulla, perché questo è un meccanismo messo in piedi per far sì che l'Italia smetta di essere la nazione che era in precedenza. Ce lo hanno dimostrato più e più volte che non esiste solidarietà all'interno di questa Unione Europea. Guardate cosa ha fatto la Francia in Libia, ad esempio. Sono andati lì e hanno fatto tabula rasa di uno Stato sovrano che esisteva, lì avevamo nostri interessi importanti dal punto di vista petrolifero, era uno Stato, ci piaceva o meno, a me piaceva pochissimo, però riusciva a contenere gran parte dell'immigrazione. Sono andati lì e per tutelare i loro interessi petrolifici hanno distrutto tutto quanto, hanno aperto la porta a centinaia di migliaia di disperati che poi noi raccogliamo in mezzo al mare, buttiamo nelle nostre città. E quando questi disperati provano ad andare al nord, in Francia, che è la responsabile principale di tutto quello che vediamo, trovano la porta inesorabilmente chiusa, perché è stata chiusa da Sarkozy, che è quello che è andato a bombardare la Libia, ma oggi è ancora chiusa dal signor Macron, che è il campione della libertà, presentato al mondo come il salvatore dei valori europei, ma anche lui quella porta la tiene inesorabilmente chiusa e noi ci dobbiamo tenere tutta questa massa di persone che per la maggior parte vengono appunto qui per colpe che sono di altri. Quindi questa Unione Europea è una gabbia da cui noi dobbiamo inesorabilmente uscire se vogliamo tornare ad avere la libertà di consumare prima le cose che produciamo noi, a mangiare prima le cose che produciamo noi nei nostri campi, se vogliamo tornare ad avere una libertà economica. L'Unione Europea è una iattura da cui dobbiamo allontanarci al più presto possibile. Quindi sovranità monetaria ed economica. Sovranità dall'Unione Europea, sovranità bancaria, noi dobbiamo tornare ad avere una nostra banca pubblica, Banca Centrale d'Italia, rimetterla sotto il controllo del Ministero del Tesoro e far sì che sia lei a fare da acquirente di ultima istanza per i titoli di debito pubblico. Con una nostra moneta sovrana noi possiamo fare questo. Oggi come funziona? Oggi l'Italia ha bisogno di finanziarsi, deve andare necessariamente, visto che non stampiamo moneta e che abbiamo il pareggio di bilancio, a finanziarsi sul mercato estero. Noi continuiamo a mettere il nostro debito pubblico in mano a organismi, banche straniere, grandi gruppi di investimento che, credetemi, non tifano per noi e tengono quel titolo di debito pubblico come fosse un ostaggio. E quando è stato il momento di farlo, perché lo hanno fatto nel 2011, hanno gettato il nostro debito pubblico sul mercato facendo schizzare lo spread alle stelle. Ecco perché noi diciamo che non dobbiamo più mettere il nostro debito pubblico in mano estera, ma dobbiamo fare come il Giappone e cercare di tenerlo tutto in mano interna, per cui nella nostra idea di nazione sovrana con la propria moneta e con la propria banca centrale, quando lo Stato ha bisogno di finanziarsi, prima si rivolgerà agli imprenditori italiani, alle banche italiane, ai gruppi assicurativi italiani, alle famiglie italiane, a tutti quei risparmiatori italiani, e quello che non riesce a collocare verrà comprato dalla nostra banca centrale, che semplicemente stamperà moneta, emetterà moneta e comprerà quel titolo di debito pubblico e lo metterà nelle casse della Banca d'Italia, perché noi dobbiamo avere la libertà di operare così e non è fantascienza. Il Giappone fa così, il Giappone ha un tasso debito PIL stratosferico, gli Stati Uniti sono la nazione al mondo che ha il debito pubblico più alto del pianeta, eppure hanno la loro banca centrale, stampano la loro moneta e le loro economie sono prospere, perché sono nazioni produttrici e noi siamo ancora una nazione di produttori. Non siamo il Gabon, che ha il debito pubblico più basso del mondo, ma non produce nulla e quindi è letteralmente schiavo dell'economia internazionale. Una nazione come questa, che vive di esportazioni, che ha le capacità, che produce, noi facciamo di tutto. Noi non siamo la nazione delle mozzarelle e del mandolino, come ci vogliono raccontare questi altri. Noi produciamo armi. Noi facciamo tecnologia avanzata, facciamo sistemi d'armi che vengono venduti in tutto il mondo, siamo i secondi esportatori di armi al mondo. Avevamo ancora una grande industria, l'abbiamo, ma non abbiamo più l'acciaio, non fa niente, lo recupereremo. Cioè questa è una nazione che può fare tutto e non dobbiamo avere la paura di essere liberi e di portare la nostra economia laddove va portata. Quindi sì, una nostra banca centrale che finanzia il debito pubblico e che mette in circolo tutte quelle risorse che servono per lavorare. Perché quando noi, come si dice spesso, stampiamo la moneta e la facciamo girare nelle tasche dei lavoratori, nelle tasche degli imprenditori, noi facciamo girare la ricchezza nelle tasche di tutte le persone che lavorano veramente. Poi va da sé che
se la moneta in circolo è di più e c'è più ossigenazione, chi ha dei grandi capitali chiusi in un cassetto, sicuramente magari con un'inflazione al 4 al 5% a fine anno si mette le mani nei capelli, perché ho messo 2 miliardi di euro in un cassetto, a fine anno valgono il 5% di meno. Bene, forse con un'inflazione e con una moneta leggermente svalutata obbligheremo anche quei signori paperoni con 2 miliardi nel cassetto a prenderli, a investirli, ma ad un imprenditore, ad un lavoratore che la moneta abbia un 5% di inflazione o che sia leggermente svalutata rispetto alle monete estere va solo che bene, perché l'imprenditore la ricchezza la fa girare, prende i soldi, li investe, compra i macchinari, assume le persone, guadagna soldi, li riprende, li reinveste. Questa è la grande capacità che ha questa nazione, ma per continuare ad operare con questo modo di fare, che è altamente produttivo, noi dobbiamo avere sangue, ossigeno nella nostra economia, una moneta che circola e che funziona, non la stitichezza dei tedeschi che ci impongono che la moneta non deve girare, non deve circolare, per salvaguardare i grandi capitali. Quindi questa è la nostra visione economica, che va da sé. L'unico punto poi per realizzare tutto quello che a cascata deve succedere, perché a cascata con la ricchezza diffusa e con il lavoro che torna ad essere stabile, diffuso, ben pagato, con la piena occupazione che noi vogliamo mettere in campo, perché noi dobbiamo tornare ad avere la piena, no, non ce l'abbiamo mai avuta, ma dobbiamo cercare sempre come obiettivo di avere la piena occupazione, mettere a lavorare tutti in questa nazione, ma anche all'interno del settore pubblico. Credetemi, noi siamo rispetto a Germania e Francia molto al di sotto per quanto riguarda l'occupazione dei giovani all'interno dei settori pubblici. Ci sono molti più dipendenti pubblici in Germania e in Francia, però a noi chiedono sempre di tagliare, infatti noi tagliamo, dismettiamo interi settori, li diamo in mano ai privati, che poi spesso e volentieri certe volte non riescono neanche a fare il loro lavoro. Noi dobbiamo tornare ad avere giovani all'interno dello Stato. Io lo so che oggi parlare di dipendenti pubblici fa immaginare subito quel babbeo in mutande che va a fare la beggiata e si rimette a dormire, ma non è detto che debba essere necessariamente così. Noi siamo eredi di una tradizione politica che è nata qua a Milano e che poi è arrivata a Roma, che ha generato uno Stato che riusciva perfettamente a funzionare con i dipendenti pubblici. Non è detto che bisogna sempre avere a che fare con i ladri, esistono anche le persone oneste ed esistono anche le persone che sanno far lavorare gli altri, non solo con la coercizione, ma anche con lo spirito, perché se noi torniamo ad essere una nazione, un popolo, con un unico scopo e puntati verso un'unica direzione, io vi garantisco che anche le persone che lavorano all'interno dei settori dello Stato ritroveranno quello spirito di voler fare le cose, mentre oggi siamo disgregati, siamo diventati non più un popolo, ma una massa di persone che si odiano l'un l'altro. Quindi noi anche dal punto di vista spirituale vogliamo intervenire in questa nazione per far sì che il dipendente pubblico non si senta più soltanto un X messo a una determinata scrivania, magari a spostare un foglio da una parte all'altra. Se tu sei dipendente pubblico ti devi considerare soldato della nazione, e quando io ti dico che oggi magari è nevicato e serve che ti alzi dalla scrivania e prendi la pala e vai a spalare le strade, tu lo devi fare, e credetemi, con uno Stato serio il dipendente pubblico queste cose le farebbe ben volentieri. Quindi noi dobbiamo tornare ad avere questa visione di Stato e di nazione, ripeto, tutto questo poi per creare cosa? Per creare il futuro, perché da qui, da questa economia stabilizzata, da questo lavoro diffuso, stabile, ben pagato, far sì che i giovani tornino a poter programmare la loro esistenza e quindi la casa. Altro punto forte del nostro programma è il mutuo sociale. Mutuo sociale vuol dire che oggi la giovane coppia arriva in banca e deve farsi il segno della croce perché non sa come va a finire. Arriva una giovane coppia, chiede un prestito, anzitutto bisogna vedere se hanno un contratto che sia stabile e sicuro, e spesso e volentieri non c'è nel 90% dei casi. Poi quando riesci a farti dare il mutuo devi mettere una garanzia, che è magari la vecchia casa di nonna al paese o il terreno di papà fuori città. Ti danno un mutuo, ti danno un prestito, prendono i soldi dei correntisti, li mettono in mano a chissà chi, tu ti compri la casa e quella casa la metti a garanzia ipotecaria di quel prestito. E poi che succede? La banca si mette lì, il suo lavoro è finito, deve solo aspettare che tu magari
salti, una, due, tre, quattro, alla quinta rata, oggi la banca già si può riprendere indietro, la casa messa in ipoteca, il terreno o la casetta di nonna messa a garanzia, e a te ti ha mandato sostanzialmente fallito per tutta la vita e non potrai mai più risollevarti da quel debito che hai contratto. Noi vogliamo invertire, completamente rivoluzionare questo processo e far sì che la giovane coppia arrivi alla banca e dica: voglio comprare quella casa. La casa compra la banca, la mette a patrimonio in attivo in bilancio, quindi ha un immobile, non si è scoperta nei confronti di chissà chi, e la giovane coppia con un quinto, un quarto delle entrate, mese dopo mese si compra un pezzettino di quella proprietà fino a diventare proprietaria al 100%. Se questo rapporto finisce male perché tutte e due magari rimangono senza lavoro, arriva una malattia, ti devi trasferire dall'altra parte del mondo, la banca semplicemente restituisce le rate, si tiene l'immobile in bilancio, sicuramente le rate restituite al netto di un interesse che c'è in questa operazione, perché non stiamo parlando di regalare le case, è un interesse fisso stabilito dallo Stato, c'è un guadagno per la banca che verrà trattenuto, ma io poi restituendo le rate, se la cosa finisce male, ho fatto sì che quella giovane coppia possa immaginare di ricominciare la sua vita da un'altra parte, un modo diverso per far sì che le giovani coppie abbiano la speranza di comprare una casa di proprietà, perché credetemi, è solo la casa di proprietà quella cosa che consente di poter programmare un'esistenza. Il diritto alla casa, così come ce l'hanno dipinto fino a oggi, non vale nulla, è nulla, è zero, perché spesso e volentieri si tramuta semplicemente nell'andare a vivere nei casermoni costruiti dallo Stato, che sono degli orribili pezzi di architettura filosovietica, dove vai a finire lì dentro a pagare un canone fisso per tutta la vita. Quella non è libertà, quella è la schiavitù. La libertà è permettere alle persone di diventare proprietarie della casa. Quindi dalla proprietà della casa, poi il terzo punto, che sono i bambini. Noi dobbiamo tornare a fare i bambini come non ci fosse un domani, come si dice spesso utilizzando questa espressione, perché non c'è un domani, non c'è. L'Istat ci dice che nel 2080 noi saremo minoranza etnica all'interno della nostra stessa nazione. Non facciamo più bambini, muoiono sempre più persone, tanti giovani italiani sono costretti ad andare all'estero perché qui non c'è futuro, non ci sono prospettive. Inesorabilmente noi rischiamo di essere minoranza all'interno della nostra stessa nazione. Per invertire questa curva demografica noi dobbiamo intervenire con una misura che noi abbiamo chiamato reddito nazionale di natalità, che sono 500 euro al mese. 500 euro al mese, oggi lo Stato ve ne dà 40 per 3 anni al mese, 40, chi c'ha i bambini lo sa, con 40 euro neanche li guardi, già li hai spesi. Noi vogliamo dare 500 euro al mese da 0 a 16 anni a tutti i bambini italiani, e quando diciamo italiani diciamo bambini italiani nati da genitori italiani di cui almeno uno dei due genitori sia nato italiano a sua volta, quindi una linea di sangue chiara e precisa. Una linea di sangue chiara e precisa per escludere, sì, per escludere gli stranieri, perché gli stranieri di bambini ne fanno tanti, ne fanno probabilmente anche troppi. Il problema demografico lo abbiamo noi e siamo noi italiani che dobbiamo tornare a fare figli. Quindi tutte le altre misure che vi dicono gli altri partiti, abbasseremo l'IVA sui pannolini, sul latte in polvere, faremo le deduzioni fiscali, come dice la Meloni, no? È un'altra fantastica idea. Io per farti fare bambini ti faccio la deduzione fiscale, così non entrano più i soldi, 400 al mese, nelle casse dello Stato, e quindi è sempre la logica, la solita logica di dover impoverire lo Stato, che poi lo Stato non può fare quegli interventi sociali che servono magari proprio a quei bambini. Quindi no, 500 euro al mese che arriveranno dentro una carta elettronica, nasce il bambino, arriva la carta a casa, dentro ci sono 500 euro, possono essere spesi nell'arco di un mese, perché a fine mese la carta si azzera e riparte da 500 euro, quindi non si possono accumulare soldi, non può essere presa la carta, messa in un cassetto e tirata fuori dopo 16 anni con 100.000 euro dentro. 500 euro al mese da spendere in pappe, in pannolini, per la tata, ma anche quando il bambino cresce, per il corso sportivo, per l'arte, ma anche per mettere la benzina all'interno della macchina. Sicuramente la carta non passa per comprare il televisore al plasma o il cellulare, quindi con la carta possiamo fare un controllo su come si spendono questi soldi. Sicuramente la carta non può essere utilizzata per tirare fuori i contanti, perché mai metteremo i contanti in mano alle persone, ma quindi solo possibilità di spesa e non possibilità di prendere i soldi al bancomat e andarseli a giocare magari al gratta e vinci o a chissà che altro. Quindi 500 euro al mese che devono essere spesi ogni mese. Se non vengono spesi tutti ogni mese,
quello che avanza, quei 20, 50 euro o anche 100, verranno accantonati in un fondo che verrà restituito al 18° anno di età a quel bambino diventato ormai uomo o donna. 20.000 euro, fino a 20.000 euro possono essere accantonati, che verranno dati sotto forma di borsa di studio o sotto forma di progetto imprenditoriale per chi vuole aprire magari il piccolo negozietto o la piccola impresa. Anche qui niente contanti in mano, niente 20.000 euro in mano a un diciottenne, ma semplicemente il buon senso di poter proseguire gli studi o mettere su una piccola impresa. Questa riforma, questa proposta questa cosa costa un sacco di soldi, ovviamente, costa 20-24 miliardi di euro l'anno, che però guarda caso è un po' anche la stessa cifra che costerebbe il reddito di cittadinanza dei grillini, no? Di questo ne parleremo dopo, su quanto sia sciagurata questa idea di tenere a casa la gente con 700 euro al mese. 24 miliardi di euro l'anno da tirare fuori dalle casse pubbliche per investire sul futuro. Per noi non sarà mai considerata una spesa, è la cosa più giusta che possiamo fare per tenere in piedi questa nazione. E poi in sovranità economica, in sovranità monetaria e di bilancio non c'è nessun problema a trovare questi 24 miliardi, perché questi 24 miliardi poi sarebbero inseriti direttamente nel tessuto vivo dell'economia di prossimità, perché messi in queste schede, obbligando le famiglie a spenderli mese dopo mese, noi questi 20 miliardi semplicemente li iniettiamo nel tessuto economico di prossimità morto, perché poi quella mamma o quel papà andranno a comprare le scarpe al negozietto, andranno all'alimentare, e questi 20 miliardi semplicemente saranno gettati all'interno dell'economia per dare ossigeno, come dicevamo prima. Quindi non è mai una spesa a perdere, ma un investimento, quindi ci sarà un ritorno per lo Stato e per la nazione di questi 24 miliardi. Poi se proprio volessimo ragionare in termini di coperture, perché qualche liberista, poi neanche liberisti, perché questi hanno superato il liberismo, sono proprio al di là, perché anche noi, spesso io uso il termine liberista, ma noi siamo per un'economia libera e di mercato, però all'interno di determinati confini, di determinate regole e di determinati concetti di interesse nazionale. Ripeto, se qualcuno mi chiedesse le coperture, io vi dico che ci sono 5 miliardi di euro che noi spendiamo ogni anno per mantenere i ragazzoni dentro i centri d'accoglienza, che non vogliamo più spendere. Ci sono miliardi di euro che mettiamo nelle tasche non delle banche ma dei banchieri, perché qui abbiamo nazionalizzato, tra virgolette, gli istituti bancari che non sono neanche per nulla oggi proprietà dello Stato. Pensa a Montepaschi, 4,5 miliardi di euro messi nelle casse per salvare i banchieri. Per salvare i banchieri, perché noi abbiamo salvato i banchieri che stanno lì al loro posto, loro continuano a fare la loro finanza creativa, continuano a prendere i soldi che ci abbiamo messo lì dentro per investirli nei titoli derivati, in tutte queste operazioni fantastiche, e poi invece alle vecchiette a cui sono state vendute obbligazioni criminali, a cui è stato detto non si preoccupi signora, si compri questa obbligazione della banca che è come un titolo di Stato, è sicura, le vecchiette sono finite in mezzo a una strada e hanno perso tutti quanti i risparmi. Invece i banchieri a cui abbiamo salvato il sedere con i miliardi di euro sono ancora lì. Allora invece questi miliardi di euro mettiamoli a disposizione dei bambini italiani. Poi ci sono i miliardi di euro che non vogliamo più dare a Bruxelles, ne diamo 9 ogni anno, ce ne tornano 4 o 5, ci sono 70 miliardi di euro che ci devono restituire perché siamo contributori netti in Unione Europea per 70 miliardi di euro, quindi di soldi, anche volendo cercare le coperture per fare questo tipo di politiche, ce ne sono a bizzeffe. Noi non abbiamo paura di dire che lo Stato deve tornare a spendere, ci sono dei monopoli privati da colpire, penso, e noi lo abbiamo messo in campo, a quello che vogliamo fare con autostrade, per quale diamine di motivo le autostrade costruite con i soldi pubblici, con sudore e la fatica dei nostri padri e dei nostri nonni, oggi debbano essere date in gestione a una multinazionale che si chiama Atlantia, che è di proprietà del signor Benetton, che è partecipata dal fondo speculativo degli Stati Uniti che si chiama BlackRock. Per quale motivo un imprenditore che da Milano va a Roma per fare magari rappresentanza o per fare quello che vuole deve mettere 45 euro quando arriva a Roma nelle tasche del signor Benetton? Cioè, per quale motivo tutta quella massa di lavoratori e di imprenditori che gira attorno a questa città dal lunedì al venerdì deve pagare centinaia di migliaia, se non miliardi di euro ad una multinazionale che gestisce questo servizio? Riprendiamoci le nostre autostrade, togliamo la concessione al signor Benetton,
e facciamo la tariffa unica come hanno in Germania da quest'anno, come hanno sempre in Svizzera, come hanno in Austria. A inizio anno paghi 80 euro, prendi un bollino, lo metti sul parabrezza e ti giri tutte le autostrade d'Italia, tutto quello che ti serve lo fai liberamente senza pagare il pedaggio a chissà chi. Pensate quante risorse si libererebbero in questa nazione, quanti soldi da lasciare in tasca alle famiglie, che forse troverebbero anche più conveniente andare in vacanza in Italia piuttosto che prendere l'aereo per andare a Londra, perché oggi costa meno prendere l'aereo per andare a Londra piuttosto che prendere la macchina per andare in vacanza nelle Marche, per dire. Quindi torniamo ad essere liberi anche da questo punto di vista. Con la libertà e con la sovranità noi possiamo applicare tutte quelle scelte drastiche che vogliamo mettere in campo per risolvere il problema dell'immigrazione, perché qui c'è un problema da risolvere, un problema vero, forte e sentito. Noi dobbiamo rimpatriare, come dice anche il signor Silvio Berlusconi a volte durante la campagna elettorale, 500.000 persone. Ma come? Come si fa a far sì che queste persone tornino da dove sono venute? Dobbiamo mettere in campo lo Stato, dobbiamo tornare ad essere nazione guida nel Mediterraneo e in Africa. La nostra vocazione come Italia da sempre è stata quella della costruzione dello Stato sovrano, con lo ius, con il diritto e con le infrastrutture, acquedotti, strade, fognature. Sembra, pare che in Africa manchi tutto, non so per quale motivo. Ci sono nazioni che non hanno le strade asfaltate, che non hanno le fognature, non hanno scuole, non hanno università, non hanno nulla, eppure da 20 anni tanti italiani di buon cuore versano nelle casse di tante ONLUS o organizzazioni non governative 10-12 euro al mese, eppure mi sembra che negli anni 70, da quando è iniziata questa campagna per avere questi denari per risolvere i problemi di questi bambini, questi problemi non si siano mai risolti. È pazzesco! Allora posso pensare che spesso e volentieri queste organizzazioni non governative si innamorano del loro core business e forse la povertà diffusa è diventata qualcosa che non va cancellata, ma che va utilizzata per raccogliere fondi. Noi vorremmo cancellarla, noi con uno Stato sovrano vorremmo andare in Nigeria o in Senegal o in altre nazioni da dove vengono i ragazzi che stanno nei centri d'accoglienza e dirgli cosa vi manca? Vi mancano le strade asfaltate, non avete le fogne, non avete energia solare, non avete scuole, non avete nulla, possiamo venire noi con le nostre aziende pubbliche e private, facciamo un bell'accordo, veniamo qui, investiamo, costruiamo queste cose, magari in cambio di contratti su risorse che voi avete nel vostro territorio, facciamo solo le infrastrutture. Ma queste infrastrutture, per favore, per costruirle la manodopera saranno quei ragazzi parcheggiati nei centri d'accoglienza, così che noi si possa andare lì, suonare il campanello, mettergli una pala in mano e dirgli guardate, stiamo giù da voi a costruire, a fare quello che avreste dovuto fare voi chissà tanti anni fa, andate giù a lavorare. Perché è arrivato il momento di lavorare, così mi dimostrerete anche che volete lavorare, perché poi non si capisce bene se queste persone sono venute qui per lavorare o se sono venute qui per stare col cappellino rigirato e le cuffiette nelle orecchie in attesa di diventare il futuro Balotelli o il futuro cantante di X Factor, perché io ho visto veramente foto di questi personaggi e uno su tutti me ne ricordo, lo stupratore della Riviera Romagnola, lui era uno di quelli che passava le sue giornate in giro per le strade d'Italia a farsi le foto col cappellino rigirato, col bel giacchetto che gli hanno dato al centro d'accoglienza, sulle macchine parcheggiate, si faceva i selfie e li mandava giù, dicendo vedete io sono in Italia, qui c'è il paese di Bengodi, ho fatto i soldi, ho fatto fortuna, e dai che quelli poi partono e vengono qui pensando che ci sia un futuro. Allora andiamo da queste persone, mettiamogli la pala in mano e diciamogli di andare a lavorare, dobbiamo essere inflessibili, con accordi bilaterali con gli stati di provenienza, o magari con un intervento in Libia per far sì che lì ci torni ad essere uno Stato sovrano, perché ripeto, noi abbiamo bisogno che in Libia ci sia uno Stato sovrano, se vogliamo risolvere i nostri problemi dell'immigrazione, dobbiamo andare noi a risolvere quei problemi, non possiamo demandare, dobbiamo trovare il coraggio di farlo, e quando dico il coraggio di farlo vuol dire anche il coraggio di prevedere, laddove non si riesca a risolvere il problema della Libia, un intervento diretto dell'Italia con il suo esercito, con le sue aziende, insieme ai libici che lo vogliono, perché ci sono tanti libici che vorrebbero avere uno Stato sovrano e non stare più in mano alle bande armate, taglia con gli islamici e tutta questa gente qui, insieme a loro andare lì e costruire una nazione nuova, una Libia sovrana, un posto dove soprattutto poter rimandare indietro le masse di persone, perché io quando sento parlare di stranieri o immigrati che commettono crimini, io non vorrei neanche più che passassero all'interno delle nostre carceri. Io
se io becco qualcuno a spacciare o qualcuno che non ha più i documenti in regola, io lo devo prendere, lo devo poter ammanettare, caricarlo su una nave e togliergli le manette in Africa, perché il giudice italiano che lui deve vedere deve stare nell'ambasciata a Tripoli o a Bengasi, non ci deve neanche passare più all'interno delle nostre strutture. Dobbiamo poter espellere i delinquenti per non ritrovare più situazioni come quella che abbiamo visto, in cui una persona che non aveva titolo per stare qui, aveva il permesso di soggiorno scaduto, aveva già commesso reati, era uno spacciatore conclamato, però caso strano nessuno lo ha buttato fuori, aveva il suo bell'attico da 110 metri quadrati in centro a Macerata con vista mare, tutti sapevano che faceva lo spacciatore, nessuno è intervenuto per cacciarlo via, e poi insieme a due o tre amici ha fatto a pezzi una ragazzina e l'ha messa dentro la televalige. Quindi queste persone qua, al primo sbaglio, anche se non paghi il biglietto sull'autobus, io ti devo prendere e ti devo rispedire da dove sei venuto, perché non posso correre il rischio che tu mi traduti in un assassino. E quindi questo si fa con la sovranità, questo tipo di interventi, ecco perché la parola sovranità rimane la parola principale della campagna elettorale, parola che è stata dimenticata da tutti gli altri, perché io mi ricordo benissimo Salvini e la Meloni, fino a 6 mesi fa, un anno fa, la parola d'ordine era sovranità, sovranità, si parlava tanto di euro, si parlava tanto di Unione Europea, completamente dimenticati questi argomenti, si sono rimessi in braccio a Silvio Berlusconi con il solito vecchio schema per andare a truffare gli italiani, perché questi ci stanno truffando letteralmente. Intanto dicono che governeranno insieme, non governeranno mai insieme. Soltanto per divisione fra posizioni e visioni politiche, questo è impossibile. Dicono che governeranno insieme e non lo faranno mai. Non hanno i numeri, perché per vincere queste elezioni con questa legge elettorale serve il 41% dei voti e vincere il 70% dei collegi uninominali. E sono numeri fuori portata, tanto per loro, tanto per il centrosinistra e tanto per il 5 Stelle. Questa legge è stata scritta per pareggiare e si pareggerà. E Silvio Berlusconi nuovamente, come nel 2013, si prenderà i voti degli italiani, che arriveranno anche grazie a chi mette la X sulla Lega Nord o su Fratelli d'Italia, e poi invece al collegio uninominale si trova il Brunetta di turno che passerà con i voti sovranisti, si prenderà i voti e andrà a fare il governo tecnico, lo ha già detto, già si parlano lui e Renzi, già si parlano da tempo, ma anche pubblicamente, parlano di tornare al voto, li avete sentiti entrambi, no? Sia Berlusconi che Renzi hanno detto no, certo, se non raggiungiamo la maggioranza dobbiamo tornare al voto. Peccato che faranno un governo tecnico per fare una nuova legge elettorale, perché questa, come nel 2013, non ha garantito la possibilità di vincere. Quindi facciamo un governuccio tecnico per fare la legge elettorale, e poi staranno seduti lì 5 anni come hanno fatto con Letta, perché Letta è arrivato per fare il governo tecnico per la legge elettorale, e poi invece sono stati lì 5 anni e hanno governato insieme. Questo ha fatto il signor Silvio Berlusconi, lo ha fatto anche sostenendo Mario Monti. Per cui chi si fa tradire da Berlusconi per l'ennesima volta, non si fa tradire la prima volta, perché è già tradito con Monti, non si fa tradire la seconda volta, perché è già tradito con Letta, si faranno tradire per la terza volta. E se la prima volta puoi essere stato fregato da Silvio Berlusconi, e la seconda volta puoi essere uno sprovveduto che ci ha creduto ancora, la terza volta sei complice. E quando questi faranno il governo tecnico, io agli amici della Lega... Agli amici della Lega e di Fratelli d'Italia necessariamente dovremmo dire che sono stati dei complici, se non usare altri, diciamo così, aggettivi poco carini. E questo lo faremo all'interno della Camera dei Deputati, perché noi ci saremo perché gli italiani si sono stancati di queste truffe, si sono stancati anche del centrosinistra e della sinistra in generale, e credetemi, oggi soltanto Casa Pound è rimasta a parlare di lavoro, di stabilità, di aumentare i salari, di difendere le aziende. Soltanto noi parliamo al cuore delle fasce più basse, nei quartieri dove siamo costantemente presenti a fianco del nostro popolo. La sinistra oggi non parla più di niente, cioè adesso in campagna elettorale sì, perdonatemi, perché io ho letto anche tweet della Boldrini dove usa la parola immigrati, la Boldrini dice la parola immigrati, ho letto gente di sinistra che fino a ieri si è preoccupata solo degli immigrati, solo di realizzare lo Ius Soli, li sento parlare ai lavoratori, parlando di contratti, dicono un sacco di belle parole, ma la gente ormai l'ha capito, che questi si prendono i voti dei lavoratori e poi quando vanno in Parlamento l'unica cosa di cui si preoccupano è lo Ius Soli. Lo Ius Soli è stato l'argomento che per 2 anni ha tenuto sospesa questa nazione, perché se non si faceva lo Ius Soli non si poteva vivere.
Poi non lo hanno fatto, fortunatamente, anche perché qualcuno è andato sotto al Senato e gli ha fatto capire che attenzione, che qui c'è una massa di giovani che magari ci vuole entrare dentro a quel Senato per scongiurare questa scelleratezza. Non lo hanno fatto, però adesso in campagna elettorale non lo nominano più, nessuno nomina più gli Ussori. Quindi, ripeto, non crediamo a questa truffa. Attenzione a Silvio Berlusconi, questo lo devo dire, perché lui è andato a Rai 2 l'altra sera, a Cronos, 2 settimane fa, e ha detto che ancora non è tempo perché l'immigrazione ancora pesa e mette paura, ma fra qualche anno, ha detto, io sarò pronto a sostenere lo Ius Soli. Quindi ditemi voi se questo non è un messaggio chiaro per il futuro governo tecnico e per tutti quei potentati economici che pretendono che qui si faccia lo Ius Soli. Quindi, ripeto, noi saremo in Parlamento perché gli italiani sono stufi della truffa anche del Movimento 5 Stelle, ci sono una marea di voti in uscita dal Movimento 5 Stelle che vogliono andare su un movimento che finalmente vuole fare la rivoluzione di cui loro parlavano, perché loro hanno messo le scorse elezioni 160 parlamentari che in 5 anni non hanno fatto nulla, un'opposizione con 160 parlamentari la rivoluzione la fa. Pensate se fossero entrati 160 parlamentari di Casa Pound alle scorse elezioni, altro che la scatoletta di tonno, altro che aprire il Parlamento. E poi hanno cambiato idea su tutto, sull'euro, sull'Unione Europea, cioè Di Maio ha detto tutto e il contrario di tutto, cioè prima era il male, dovevamo uscire dall'euro, adesso è perfetto, ci dobbiamo stare dentro perché è l'unica salvezza. Ma la cosa più preoccupante di questo figuro che si chiama Di Maio, che non so neanche se parla lui o se qualcuno gli dice quello che deve dire, è che è andato a Londra e si è messo seduto con gli investitori internazionali cosiddetti, dicendo che la cosa di cui si occuperà di più sarà garantire con tutte le forze possibili, anche spostando dipendenti pubblici da settori dell'economia e mettendoli a disposizione della magistratura e delle banche, insomma per far sì che le banche rientrino dei cosiddetti crediti non performanti, che sarebbero tutti quei crediti, quegli incagli che stanno nelle nostre banche, che però hanno alla base tanti imprenditori, tanti padri di famiglia che hanno messo il loro capannone, il loro terreno, la loro casa a ipoteca per un'azienda che è andata fallita, non per colpa loro, ma per colpa di una moneta sbagliata, per colpa di un'economia completamente folle. Ebbene, ci sono queste banche che vorrebbero rientrare di tutti questi crediti, ma non le banche italiane, perché le banche italiane lo sanno che vorrebbe dire desertificare economicamente, letteralmente, il nostro territorio. Però l'Unione Europea sta chiedendo alle nostre banche l'impegno a vendere questi crediti non performanti a un livello superiore, quindi ai cosiddetti investitori stranieri, ai grandi gruppi finanziari di Londra, ai grandi gruppi finanziari americani. È a loro che Di Maio è andato a garantire: non vi preoccupate, che se dovete pignorare le case alla povera gente, se dovete pignorare i beni strumentali, i capannoni, i terreni agli agricoltori, ai lavoratori e a chi ha la fabbrichetta, ci pensiamo noi a farvi venire in Italia a fare tabula rasa di tutto. Ecco chi è Di Maio, ecco chi è il 5 Stelle, questi sono i più grandi traditori dell'Italia. Mentre noi al contrario, per quei poveri debitori, vorremmo farli rientrare, perché se la banca italiana vende una cosa che prima era a 100, la vende a 20 al finanziatore, lo speculatore inglese, non si capisce perché il nostro imprenditore non debba poter fare un'offerta a 21, magari ricomprarsela. Diamo l'opportunità di uscire alle famiglie e agli imprenditori dal loro debito. Quindi io ripeto, 5 Stelle è completamente una rivoluzione fallita. Noi possiamo raccogliere il consenso di tanti italiani, questo 3% è assolutamente alla nostra portata, stiamo per realizzarlo, anche i sondaggi, quelli che girano, quelli veri, l'altro giorno da Matrix c'era il sondaggio, dava altri al 3,9%, al che Porro gli fa, ma scusate, ma chi è questo altro partito, c'era scritto, chi è questo altro partito, che cosa c'è dentro? Beh, ci sarebbe anche Casa Pound che sta crescendo, e Porro gli ha detto, ah beh, c'è Casa Pound, allora magari scrivetelo, perché continuano a dire altri, altro partito, però non si sa mai che dietro c'è Casa Pound. Chiudo veramente, ci prenderemo i nostri voti, entreremo in Parlamento, entreremo in Regione, manderemo i nostri parlamentari a fare quello che devono fare, ovvero mantenere il fiato sul collo di questi maledetti traditori, perché io qui non vi posso garantire che noi governeremo la nazione nella prossima legislatura, ma noi dobbiamo fare la più dura opposizione, dobbiamo essere inflessibili. Quando queste persone si svendono il patrimonio pubblico, i lavoratori italiani, dicono che manderanno i nostri bambini in pensione a 110 anni, poi quando vanno alla buvetta a mangiarsi il tramezzino devono sapere che dentro la Camera dei Deputati girano 12-13 parlamentari di Casa Pound che potrebbero incontrare
mentre si mangiano il tramezzino. E soprattutto quando vanno a fare quei progetti senza mandato popolare, su tutti dico appunto lo Ius Soli, no? Perché qui nessuno sta chiedendo i voti per fare lo Ius Soli. Voi ditemi una forza politica, un Grasso, una Boldrini, un qualsiasi altro di queste brave persone che si sia presentato agli italiani in prima serata a dire dateci i voti perché la prima cosa che vogliamo fare è lo Ius Soli. Ecco, si prenderanno i voti, la prima cosa che faranno è lo Ius Soli. Quando voi tradite così il mandato popolare sfacciatamente e fate le cose contro l'interesse di questa nazione, l'opposizione in Parlamento non deve limitarsi a far vedere i cartellini o a manettarsi fuori al Parlamento per poi andare a mangiare tutti al ristorante. Si devono, come dico sempre, veder volare le sedie da una parte all'altra della Camera dei Deputati, perché è inammissibile. La nostra storia, e io ricordo in ogni posto che vado, perché la verità, noi siamo in Italia, io posso uscire da questa sala, sono stato l'altro giorno in Sicilia, vado a Perugia, posso andare ovunque e uscire dal posto dove sto parlando e vedere simboli che mi parlano di 3.000 anni di storia, 3.000 anni di storia, cioè noi siamo qui da sempre e vogliamo continuare ad esserci, e chi cerca di mettere in campo lo Ius Soli, chi cerca di sostituirci, chi dietro le quinte lavora affinché questo popolo scompaia, deve sapere che in Casa Pound troverà i più acerrimi nemici, i più inflessibili nemici. Noi continuiamo a crescere, continuiamo a costruire proprio perché voi siete sbagliati, voi siete malvagi. Noi abbiamo aperto ieri la sezione numero 110, tutto questo realizzato solo con la nostra volontà, solo con il nostro sacrificio, solo con le nostre risorse, senza un euro di finanziamento pubblico. Ecco perché rido quando sento gente a sinistra che dice sciogliamo Casa Pound. Ma cosa volete sciogliere? Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo presenti nei consigli comunali, presto saremo nei consigli regionali, saremo presenti in Parlamento. Con questo movimento voi dovrete fare i conti da qui al resto della storia di questa nazione, finché noi non ce la saremo ripresa. E tutto questo non per noi, ma per i nostri padri, per i nostri nonni, per le generazioni che ci hanno preceduto, per chi ci ha consegnato questa nazione con grande sacrificio, andando a morire in trincea, andando a morire sul lavoro, con immenso sacrificio e sudore è stato creato tutto questo, e noi dobbiamo prenderlo e restituirlo alle generazioni future, perché è il nostro unico compito. Questo ci collega nella storia fra il passato e il futuro, è in questo che noi realizziamo la nostra esistenza, prendere la nazione così come ci è stata data e consegnarla. Non possiamo essere quella generazione che vedrà morire l'Italia. Ecco perché Casa Pound continua a vincere, perché accende all'interno dei cuori degli italiani un fuoco che poi non può più essere spento, ed è per questo che non ci fanno parlare, che non possiamo parlare dei nostri programmi, che non possiamo stare in televisione a parlare agli italiani, perché loro sanno che l'incendio che stiamo appiccando nei cuori degli italiani non potrà mai più essere spento. Per cui io ve lo garantisco, noi entreremo in Parlamento e da lì faremo la nostra rivoluzione, perché i nostri parlamentari saranno d'esempio. Noi saremo d'esempio a tutta Italia e finalmente si vedranno dei parlamentari essere al fianco del popolo e fare quello che bisogna fare, cioè stare al fianco del nostro popolo tutti uniti, perché se questo popolo ritrova lo spirito che aveva fino a pochissimi anni fa, questo popolo non è secondo a nessuno. Noi possiamo tornare ad essere quella nazione faro guida nel mondo, nazione che ha insegnato la civiltà a tutti gli altri popoli, e questo lo possiamo fare solo se siamo uniti. Da destra a sinistra a centro, da nord a sud, uniti noi possiamo arrivare alla nostra vittoria. Grazie mille.